Mi ricandido perché l'esperienza che ho fatto in questi 5 anni, nonostante le difficoltà dell'amministrare con poche risorse e con non proprio una maggioranza coesa, è stata una delle più belle esperienze della mia vita. E dare un apporto e un contributo, un servizio alla città è sicuramente la forma più bella della politica. E credo che mostrare, diciamo, questo impegno e coinvolgere altre persone della società civile che non avevano mai fatto politica e che invece hanno scelto di seguirmi e di scendere in campo con la nostra lista Marsala Coraggiosa è una cosa che mi incoraggia e mi gratifica tantissimo. Siamo ovviamente a supporto di Alberto Di Girolamo, sindaco, perché crediamo fermamente nella sua lealtà e nei suoi principi, in quel progetto che abbiamo sposato 5 anni fa e che tuttora continua ad essere portato avanti. Io credo che coinvolgere persone libere, competenti e che abbiano davvero voglia di dare un servizio e di rinnovare questo consiglio comunale sia un'azione importante. Abbiamo lavorato già da qualche mese con questi candidati, quindi formandoli, preparandoli davvero sul ruolo del consigliere comunale, su quello che può fare e soprattutto sulle proposte che si possono fare senza vendere aria fritta, perché questo a noi non interessa. Abbiamo l'esperienza di chi sta uscendo da questo consiglio comunale e ci ha supportato il vice sindaco in questa lista e quindi abbiamo l'esperienza di chi davvero conosce la realtà amministrativa della nostra città. Non vogliamo vendere sogni a nessuno e dobbiamo proporre soltanto azioni fattibili partendo proprio dai fatti, partendo da tutto quello che è stato fatto e cercando di rimediare laddove sono rimaste lacune e proponendo, potenziando invece su quei settori che sono rimasti scoperti e che e andrebbero sicuramente migliorati. In questi anni mi sono occupata di sociale e di ambiente in modo particolare e anche di cultura, pertanto la nostra lista si propone proprio di curare l'ambiente, il randagismo, che è un tema a noi molto caro, e il sociale. Lavoreremo su proposte concrete e le troverete sempre pubblicate sulla nostra pagina Marsala Coraggiosa, dove appunto tutti i nostri candidati faranno delle proposte personali, tutte fattibili.